20 ottobre 1943. Anna mia, sto benissimo e attendo con ansia vostre notizie. Non oso domandarti nulla da mangiare, immaginando le pene enormi tue. Bacio tanto te, Paolo e Maria. Alberto tuo. 22 ottobre 1943. Io sto benissimo, ma che cosa sarà di voi? Ardo dal desiderio di aver vostre notizie. Ritira, cambia e vendi tutto ciò che è necessario. L'importante è che tu e i nostri figli soffriate il meno possibile. Io ho qui l'indispensabile per mangiare: le zuppe, un po' di pane, di burro, zucchero, marmellata e 2 tazze di tiglio. La lettera seguente è del 25 ottobre. Credo che oltre la fame ed il freddo, una delle sofferenze più grosse per papà e per tutti gli altri rinchiusi nel lager fosse proprio la mancanza di notizie della famiglia. Non so come mia madre potesse andare avanti senza farci mancare il necessario. So che andava in giro a piedi ovunque per cercare cibo a borsa nera per noi e per poter inviare pacchi a papà. 26 ottobre 1943. Anna cara, pensando che tu possa trovarti in grave difficoltà per mancanza di denaro, ti invio la seguente dichiarazione. Io sottoscritto, comandante della fanteria della divisione Cagliari, attualmente prigioniero dei tedeschi dal 18 settembre 1943 e internato in Germania, dichiaro sotto la mia responsabilità di essere stato pagato di tutti i miei assegni dall'ufficio amministrazione del 363° Reggimento Fanteria, che mi aveva in forza fino al 31 agosto 1943. 31 ottobre 1943. Io di salute ho seguito bene, ma sono sempre molto giù di morale per essere diventato prigioniero, senza nessuna colpa e senza neppure essere stato catturato in combattimento. Non dimenticherò mai questo doloroso e umiliante periodo della mia vita. E Paolo e Maria, cosa farete? Avrete fame anche voi? Qui fa un gran freddo, ma forse è passeggero e tornerà un po' di pallido sole prima che inizi l'inverno. 6 novembre 1943. Sto bene, ma sono un po' indebolito per l'appetito. 2 zuppe e 2 tazze di tiglio al giorno sono un po' poco per il mio fisico. In caso potessi inviarmi qualcosa, cose da mangiare sì, fagioli, ceci, che potrei cucinare alla meglio sulla stufa. Ricordati un po' di carta igienica, o una o 2 paia di calze, vecchie e sottili, da mettere come secondo paio. Qui freddo, spesso rabbia. Siamo proprio abbandonati da tutti. Nessuna autorità italiana o straniera si occupa di noi. Abbiamo scritto a Ginevra, ma invano. Non sappiamo nulla. Ci arriva solo qualche giornale tedesco. 17 novembre 1943. Non so niente di ciò che avviene fuori di qui. E tale isolamento assoluto è la sofferenza più grave e ingiusta fra tutte quelle gravi e immeritate che mi affliggono. La mia vita qui prosegue triste e monotona, da prigioniero italiano. E con ciò dico tutto. 26 novembre 1943. Di salute sto benissimo, grazie a Dio. Certo, sono molto dimagrito per la deficienza quantitativa e qualitativa del vitto. Almeno avessimo qualcosa dei nostri buoni cibi italiani. Arrivando qui, avevo 10 scatolette di carne e una di sardine. Ora sono rimasto con 2 scatolette che terrò di riserva forse per Natale. Per vestiario e roba mia sto abbastanza bene. Ho il nostro materasso, le lenzuola, ma ho bisogno di 2 paia di calze, di lana e, se possibile, di un tovagliolo. Ieri mi hanno sequestrato il mio impermeabile perché, secondo loro, è un indumento che i prigionieri non devono avere. Qui, gran freddo. Ci hanno comunicato che noi siamo internati e non prigionieri di guerra, ma la sostanza è la stessa. Mamma era sempre in comunicazione con le altre signore, mogli dei colleghi. Solo alla fine, quando tutti, eccetto noi, seppero della fine di mio padre, le altre signore evitarono di incontrare la madre, per paura di lasciarsi sfuggire qualche cosa. Alberto Trionfo è un generale italiano, nato a Jesi, il 2 luglio 1892, che fu trucidato dai nazisti in Polonia, durante una marcia della morte. Il suo assassinio avvenne dopo l'evacuazione del campo di concentramento, Offizieslager, un campo di soli prigionieri di guerra, nel quale Trionfi era stato deportato assieme ad altri 200 ufficiali italiani dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, per non essersi voluti piegare al nazifascismo al momento dello sbando dell'esercito italiano. Direi quindi che papà, quasi d'istinto, rifiutava di collaborare con i tedeschi, anche in una situazione drammatica come quella che stava vivendo. E continuerà fino alla fine. Nell'ultima pagina del suo diario, in una specie di testamento spirituale, scriverà ancora no. Questo tipo di scelta è stata una possibilità drammatica che è stata offerta a tutti gli IMI. Al contrario di quello che è successo con gli ebrei che purtroppo non hanno potuto scegliere, gli internati militari hanno avuto l'alternativa di aderire o no alla Repubblica di Salò. Il che spesso comportava una scelta tra la vita e la morte.
L'armistizio dell'8 settembre 1943 segnò la storia italiana. Due eserciti stranieri, in precedenza alleati, si trovarono nemici sullo stesso campo, rendendo una nazione occupata e divisa. I vertici tedeschi erano preparati ad una possibile resa italiana e appena ebbero conferma dei loro sospetti, presero il controllo della penisola. In pochi giorni ebbero la meglio su un esercito che contava circa 2 milioni di soldati, spesso senza nemmeno incontrare opposizione. Circa 1 milione di soldati italiani cadde in mano nemica. Si salvarono solo quelli disposti a combattere al fianco dei nazisti e chi riuscì a scappare e rifugiarsi nel meridione, passato sotto il controllo anglo-americano. I fuggitivi trovarono spesso un grande aiuto nella popolazione, che offrì rifugio, abiti e cibo. Molti sbandati si unirono alle prime guerre partigiane. I soldati italiani catturati furono inviati in centri di raccolta per essere deportati nel nord e nell'est Europa. 300.000 prigionieri, nel giro di poche ore, rientrarono nelle fila nazifasciste. Molti altri fuggirono, sfruttando la scarsa sorveglianza degli ex alleati. I restanti 700.000 furono trasferiti con viaggi interminabili in campi per prigionieri di guerra. Oltre 40.000 morirono prima di poter riabbracciare le proprie famiglie per le dure condizioni a cui furono sottoposti. I soldati italiani catturati dai nazisti prima furono considerati prigionieri di guerra, poi il 20 settembre 1943 vennero classificati come italienische Militär Internierte, soldati catturati in un paese neutrale, definizione non certo applicabile ai prigionieri italiani. Venne comunque adottata questa definizione per considerazioni politiche legate all'occupazione della penisola e alla nascita di un nuovo stato fascista nel nord Italia, oltre alla volontà di punire il tradimento dell'8 settembre. Gli internati, per intensificare il controllo dello sfruttamento, vennero immatricolati accuratamente. Ogni prigioniero venne fotografato e identificato, registrando dati anagrafici, impronte digitali, professione, residenza, lingue parlate, luogo di cattura e grado militare. A tutti venne consegnata una piastrina con inciso il numero identificativo. Erano considerati una razza inferiore e inaffidabile, appena al di sopra degli ebrei e dei sovietici. Le condizioni di internamento furono estremamente dure. Alloggiavano in baracche sovraffollate, sporche e fredde, nelle quali ricevevano razioni di cibo inadeguate. L'igiene era scarsa e la perenne sporcizia portò allo scoppio di epidemie di tifo e di tubercolosi, favorite dall'invasione di cimici e pidocchi. I prigionieri mantennero per mesi le divise estive con le quali erano stati catturati, inadatte al clima tedesco. Gli internati vivevano giornate tutte uguali, lunghe ed opprimenti, durante le quali venivano allineati e contati ripetutamente. Bastava un piccolo ritardo o una distrazione per essere puniti. Agli IMI venne offerta la possibilità di essere liberati, a condizione che entrassero a far parte delle SS o del nuovo esercito della Repubblica di Salò. La proposta era sicuramente allettante, in particolare per i giovani attirati dal miglioramento delle condizioni di vita, non avendo una coscienza politica molto salda. In 600.000 rifiutarono di aderire al progetto nazifascista, mentre in 100.000 accettarono. Questi italiani, anziché soldati, vennero indirizzati all'apparato produttivo tedesco e furono mandati nei campi di lavoro, dove venivano sfruttati, oppure in fabbriche, miniere e fattorie. La richiesta dei prigionieri venne regolata attraverso appositi moduli e chiunque poteva farne richiesta. I soldati italiani furono stipati in ogni genere di edificio, in grado di garantire il controllo, come ex caserme, ma anche scuole, granai, depositi e magazzini. Il loro inserimento nel sistema produttivo garantì maggiori possibilità di sopravvivenza rispetto alla loro condizione precedente. Nell'estate del 1944 i nazisti avevano bisogno di manodopera per far fronte alle grandi difficoltà economiche. Perciò trasformarono tutti gli internati italiani in lavoratori civili, i quali avrebbero dovuto firmare un impegno a restare nel territorio tedesco. La proposta di lavoro fu rifiutata da oltre la metà dei militari italiani. Il 4 settembre del 1944 la gestione degli IMI passò a istituzioni dedicate al controllo dei lavoratori. Gli IMI non furono più considerati come degli schiavi e ottennero un trattamento migliore. In altri casi però i nazisti, schiacciati dalle difficoltà imposte dalla guerra, svilupparono un odio verso i vecchi alleati e diedero vita a dei veri e propri massacri. Non fu predisposto un piano per riportare i soldati italiani. La loro tragedia fu considerata uno sfortunato evento collaterale della guerra. Solo negli anni Ottanta si aprì una ricerca storica e politica per conservarne la memoria. Guglielmo di Bourbon, di Casal Morano, nasce a Milano l'11 agosto 1888. Militare di carriera, tra il 41 e il 42 è in Russia, prima al comando del reggimento Savoia Cavalleria,
poi promosso a generale, al comando del raggruppamento truppe a cavallo. Il 12 settembre 1943, il generale Barbeau, con tutto il suo personale militare, viene caricato su un treno per l'internamento in Germania per rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale. Sfuggito più volte all'arresto, viene infine catturato e deportato nel lager di Flossenbürg, fino alla tragica fine datata 14 dicembre 1944. Queste righe sono per te, per i piccoli che verranno. Sono pure per quegli amici che desiderassero leggerle per sapere, da me, che sono stata vicina a papà allo svolgimento degli avvenimenti. Quando questo tragico e sciagurato periodo sarà passato, molto si scriverà sui fatti di questi giorni. E la nostra piccola storia non sarà che un episodio delle sventure che si sono abbattute sulla patria. Volevo che papà scrivesse lui, ma egli si ripromette di farlo in seguito, quando avrà maggiore tranquillità e quando potrà consultare carte e documenti che ora sono sepolti. Il giorno 8 di settembre ero dalle signorine Berta e giocavo a bridge quando improvvisamente verso le 18.30 giunse la notizia che a mezzo radio era stata annunziata la conclusione dell'armistizio. Ne ebbi un colpo al cuore, avendo subito l'impressione che inevitabilmente sarebbero seguiti giorni tristissimi. Alle 10.30 del 10 settembre la mia cameriera mi dice: sono arrivati i tedeschi. Per quanto fossimo abituati a vederci sorvolati da aerei del vicino campo, notai che quel giorno la formazione germanica aveva un evidente aspetto intimidatorio. Richiesto di quali erano le idee politiche della scuola, dichiarò che la scuola, facendo parte dell'esercito, era politica, che egli personalmente aveva fatto un giuramento 30 anni or sono e che vi sarebbe rimasto fedele. Alla domanda di quale sarebbe stato l'atteggiamento della scuola, rispose che aveva ordine di aderire alle richieste tedesche, ma che in caso di atti non amichevoli, gli ufficiali della scuola avrebbero agito secondo quanto dettava l'onore militare. Si era completamente isolati. Treni e posta non arrivavano, la linea era interrotta. Verso le 18, passando in casa, papà mi aveva detto: sono finalmente arrivati ordini a Torino, ma confermano di accondiscendere alle richieste dei tedeschi. Quella notte dormii poco, perché intuivo che papà era preoccupato dalla situazione confusa, dal silenzio delle autorità e dall'isolamento nel quale ci trovavamo. Alle 7.30 del 12 settembre i tedeschi suonarono alla porta del nostro alloggio. Rivolta a me, papà mi disse: mi portano via. Chiesi: quando? Nel miglior tempo possibile. Mi hanno detto che stanotte gli ordini sono cambiati e che gli ufficiali debbono partire. Fu permesso alle famiglie di salutare gli ufficiali, accordando 10 minuti. Nel breve tempo concessoci, molte erano le cose da sistemare. Consegnai a papà qualche oggetto d'oro, pensando che quando fossi in Germania con dell'oro poteva forse procurarsi qualcosa, e volevo anche si portasse un impermeabile borghese da indossare per il rimpatrio al momento del crollo finale. Ma papà disse: è inutile, non mi lasceranno certamente scappare. Abbracciai papà, poi ritornai nella mia stanza e dalla finestra stretta alla mia cameriera vidi il mio caro salire nell'automobile contornata da truppa germanica. La macchina si mosse. Papà si sporse dal finestrino per salutarmi ancora e poi scomparve in direzione della stazione. Verso le 15 del 14 settembre telefonarono da Biella, avvertendo che un signore che aveva visto papà nel treno a Pavia e che aveva parlato con lui era venuto apposta fin lì per portarmi sue notizie. Sono qui con Massimo. Abbiamo fatto in bicicletta più di 250 km in 2 giorni. Volevo sapere se eri arrivata. Ora sono tranquillo e mi farò dare un posto qualsiasi dove buttarmi per dormire e domani ci ritroveremo. Mi dispiace assai di separarmi da tanti ricordi, un'immagine della Madonna, tutte le tue fotografie che mi seguivano dal tempo del nostro fidanzamento, quelle di Francesca bambina e giovinetta, il bastone compagno dal 1926, e con questi tanti altri oggetti di uso abituale. Vedendo nella corsa avvicinarsi un ciuffo di piante, mi ci buttai dentro e fui invece accolto da una rete metallica. Vi rimasi pochi minuti. Poi uscì per i campi, ben illuminati dalla luna, e mi fermai seduto sulla spalliera di un ponte, ad un centinaio di metri dalla linea ferroviaria. Attesi qualche tempo nella speranza che altri mi imitassero e per unirmi a loro.
notizie relative alla morte del generale di brigata di cavalleria Conte Guglielmo Barbò di Casarborano. Il generale Barbò, come me, era stato deportato a Flossenbürg il 7 settembre del 1944 come detenuto politico. Il povero generale mi raccontò che era stato arrestato qualche giorno prima perché sospetto di spionaggio. Da quel giorno gli fui compagno. Anch'io ero in carcere con la stessa imputazione. Insieme fummo trasportati al campo di concentramento di Bolzano e di là il 5 settembre fummo deportati a Flossenbürg. La denominazione del Lager, fra virgolette, come campo di eliminazione può lasciare immaginare il trattamento che ci fu riservato non appena arrivati. Denudati, percossi, rasati, depilati, fummo immediatamente rivestiti da galeotti, una divisa di cotone a righe bianche e blu, e fummo assegnato ai vari lavori pesanti senza nessun riguardo all'età, alla condizione sociale, alla salute, alla provenienza e alla nostra qualità di ufficiali. Il povero generale Barbò fu assegnato alla cernita degli stracci dal trasporto di grossi involti di questi all'interno del campo. Io invece fui assegnata al conteggio dei cadaveri che veniva effettuato durante la notte in una baracca dove i morti venivano ammucchiati, nudi e con il numero e l'indicazione della nazionalità segnata sul petto. La vita dura, la fame, le percosse, le malattie, l'enorme fatica quotidiana a cui venivamo sottoposti, 15 ore di lavoro giornaliere ci ridussero ben presto al più basso grado di abbruttamento fisico e morale. Il generale Babò un mattino non si sentì più di reggersi in piedi. Aveva poi un forte dolore al fianco sinistro. L'inviarono in una specie di infermeria dove, non so il perché, venne operato, o meglio, gli venne squarciato il fianco sinistro. Fu gettato nudo in una latrina, infatti tutti i moribondi venivano subito denudati. Veniva loro scritto sul petto con una matita copiativa il numero e la nazionalità e trasportati in una speciale baracca per il conteggio ed il controllo delle matricole. Riuscì a rintracciare il generale Barbò nella latrina del blocco 17 il mattino del giorno 14 dicembre. Era ancora vivo, nudo, sotto due cadaveri, con il fianco sinistro ricucito malamente. Mi riconobbe, mi sussurrò in un soffio e lentamente: addio Pesapane, se ritornerai saluta mia figlia e mia moglie, viva l'Italia.